Continua la generosità degli aretini con una nuova donazione alla rianimazione dell'ospedale San Donato, dove sono arrivati 10 letti speciali. Sono infatti tutti ad alta tecnologia, i migliori presenti sul mercato, in grado di garantire il massimo comfort al paziente, agevolando anche il lavoro dell'operatore sanitario. Questo qui è un letto che è stato studiato per la terapia intensiva, ha delle caratteristiche particolari, la portata del letto è una portata molto elevata che ci permette anche l'utilizzo sul paziente obeso. Ci sono queste strutture che sembra che siano, che non tengano, in realtà questi qui sono in grado di tenere 200 kg appoggiati completamente. Poi ha una serie di, come vedi, di pulsantiere che sono dislocate in vari punti, per cui da qualsiasi punto riusciamo a poter movimentare il paziente. C'ha dei sistemi di facilitazione anche per il trasporto, con una ruota centrale che ti permette di aumentare la capacità di scorrimento, quindi ridurre la fatica degli operatori su percorsi che sono lunghi, e poi ti permette una serie di posizioni che sono fondamentali, insomma, nella parte dell'assistenza. Una donazione nata dalla collaborazione tra Ceglia e Calcio. La donazione viene grazie a una donazione importante della CEI S.p.A., un'azienda aretina, dove i titolari ci hanno chiesto cosa c'era bisogno, li ho messi in contatto con il dottor Ferri e è venuta fuori questa esigenza e abbiamo acquistato 10 letti multicare con tecnologia avanzata, e anche un costo importante perché ogni letto costa 16.000 euro. Non abbiamo potuto scansare l'IVA neanche su questo, però alla fine i letti sono qua e andranno a migliorare la qualità di assistenza per i malati che dovessero trovarsi o dovessero avere bisogno di queste cure. Dopo qualche mese di tregua, purtroppo la situazione torna a preoccupare anche in provincia di Arezzo. Qual è la situazione attuale? Ma in questo momento abbiamo pazienti ricoverati in malattie infettive, qualcuno in valutazione da parte dei nostri rianimatori. La situazione è una situazione di attenzione, io continuo a chiedere ai cittadini d'Arezzo di mantenere le regole d'oro, quindi l'utilizzo della mascherina, il disinfettante alle mani e mantenere la distanza sociale. Come ho già detto altre volte, comprendo che si tratta di misure antipatiche per chi ama il contatto, per chi ama la relazione, però in questo momento è necessario mantenere le precauzioni. Sono le precauzioni che ci salvano. Non ci salva il vaccino ci salverà quando sarà disponibile. Al momento attuale occorre usare le precauzioni.